Villa d'Evoli oggi anche Emanuela Del Bianco di Manu Creazioni. Per ogni matrimonio che si rispetti ovviamente c'è bisogno di qualche gioiello, dei gioielli, ancora di più se questi gioielli sono artigianali, quindi sono impreziositi dalla lavorazione a mano, da questa artigianalità che li rende ancora più raffinati. Ecco, quali sono i gioielli che vanno per la maggiore, che magari le spose scelgono? Noi creiamo gioielli in pietre naturali e in cristalli. Per la maggiore vanno le perle, però noi creiamo anche accessori, sempre lavorati con perle e cristalli, come per esempio dei cerchietti, come questo, delle cinture per gli abiti, degli orecchini, tutto ciò che può riguardare la sposa e gli invitati per ogni cerimonia. Quest'anno proponiamo anche un'altra novità, le calze lavorate, che potrebbero essere anche un'idea per le spose. E per Natale abbiamo fatto quest'anno i nostri runner, sempre con Swarovski e con questi soggetti natalizi, o i calici oppure l'albero di Natale. Poi, ritornando sempre ai bijou, i nostri orecchini, ne prendo un paio. Sono orecchini tutti interamente lavorati a mano, sia avanti che dietro, hanno tutta una lavorazione, non ci sono colle, sono lavorati con l'arte del couture. La base, il chiodino dell'orecchino è in argento 925. Ecco, vediamo questi bijou, questi orecchini che sono anche impegnativi, insomma sono sfarzosi, quindi le spose osano, scelgono anche di osare ultimamente. Certo, quest'anno si osa, quest'anno c'è l'abbinamento di vari prodotti, quindi si può mettere tranquillamente la collana a quegli orecchini, aggiungere il bracciale, si può sbrilluccicare, come dico io quando pubblicizzo i miei prodotti, quest'anno si brilla. Con noi anche Loredana Guarino insieme a Dario l'indossatore di Guarino Cerimonie. Ecco, un abito davvero molto elegante, il colore questo blu che racconta un po' la tendenza del 2023. L'abbiamo chiesto anche a Marcella e per il suo abito, quali sono le particolarità di questo abito di Dario? Qui abbiamo un abito che è lo smoking, un evergreen proprio per quanto riguarda la cerimonia, e il particolare è il doppio petto con queste impunture a mano che possiamo vedere, il ritorno diciamo di un qualcosa che si vedeva prima. In puntura sartoriale, insomma, diciamo. Per quanto riguarda lo sposo, ormai lo sposo è sempre più scelta, quindi ci sono sempre più cose da vedere. Le tendenze di quest'anno ci saranno anche il colore, anche per lo sposo, ci sarà molto il coreano nelle sue varianti di colori e le varie sfaccettature di colori. Il blu c'è sempre, naturalmente, c'è tanto nero e lo smoking è quello che fa un po' da padrone un po' per tutte le situazioni. Ecco, addosso a Dario vediamo anche un bel papillon al posto della cravatta. Diciamo che è un po' più scherzoso, insomma, è un po' più giovane, anche questo fatto di mettere una camicia tinta su tinta, non la solita camicia a contrasto. Qui abbiamo proprio un total look completamente blu. Con Michela Fagnano di Vogue Spose insieme alla bellissima sposa Marcella, che indossa un abito davvero particolare che rispecchia un po' la moda del momento, no? Quest'abito che indossa Marcella è un abito di grande tendenza, è una sirena ed è molto bella perché ha del pizzo, uno scollo particolare e questi manicotti che lo rendono veramente molto particolare. Il colore è un cipria, quindi un colore molto naturale, e ha
questo effetto un po' polvere di stelle che gli dà parecchia luminosità. Ecco, infatti brilla davvero tanto, ma andiamo sui colori. Quali sono le tendenze che anticipano il 2023? Le tendenze sono i colori naturali, i nude di cipria e poi il bianco seta. Ecco, allora a tutti i nuovi sposi quali consiglio vuoi dare, soprattutto ovviamente alle spose? Ma di scegliere l'abito che loro si sentono bene addosso e soprattutto l'abito che le rappresenta, è la cosa più importante. A Villa d'Evoli la bellezza è di casa e sfila anche tra le sale qui a questo evento dedicato agli sposi. Io sono con Dario e Marcella, due indossatori, state vestendo proprio abiti da sposa. Come sta andando questa esperienza? Bellissima esperienza, stiamo indossando gli abiti del momento, stiamo rappresentando due negozi di Campobasso, è una bella esperienza. Siamo con Andrea Labate della dolciaria Labate Mazziotta, che è al punto 20 ad Agnone, oggi qui a Villa d'Evoli per raccontare un po' la tendenza di quelli che saranno i matrimoni del 2023, perché poi per la giornata più importante per gli sposi è di rilevante importanza anche la torta, no? La torta nuziale. Ecco, spiegaci un po' quali sono le tendenze. Ci sono queste torte, diciamo, nuziali che vedete qui alle mie spalle, che sono delle torte, diciamo, finte, molto più scendiche rispetto a una torta con la panna, con decorazione con la panna. Quest'anno già ho avuto modo di parlare con parecchi sposi e hanno intenzione la maggior parte di continuare con queste torte, diciamo, finte, molto più sceniche, 3, 4, addirittura anche 5 piani. E quindi la tendenza anche quest'anno sarà di queste torte, diciamo, tra virgolette, finte, ricoperte in pasta di zucchero con decorazioni che rispetto a che con la panna ci si possono fare molte più decorazioni con la pasta di zucchero. Ecco, dietro di te infatti vediamo delle torte nuziali e vince questa decorazione floreale, diciamo, sono i fiori i protagonisti della torta. Assolutamente sì, le torte matrimoniali la maggior parte ci sono fiori freschi, ma anche fiori in pasta di zucchero. E quindi, diciamo, i colori, diciamo, sempre sul bianco, sul pesca, sono quelli che vanno di più, abbinati anche a un po' di verde, un po' di nebbiolina, diciamo, questi sono i fiori che vanno di più, rose, lisantius vanno anche molto. Che oltre all'estetica poi c'è di più, c'è il gusto ovviamente con l'assaggio delle torte, quali tipologie di torte vanno per la maggiore? Allora, negli anni ho scoperto e ho capito che le torte che vanno di più sono quelle classiche, ovvero il pan di Spagna, crema, pasticcera, crema al cioccolato, crema alla nocciola, diciamo è quella che va di più. D'estate vanno molto di più ovviamente le creme alla frutta, frutti di bosco, quando è periodo di fragole ci sono anche le fragole, che è molto buona, la chantilly con le fragole. E sta a voi poi trasformare i loro desideri in magia di gusto. Assolutamente sì, quello poi ci divertiamo noi pasticceri, siamo io, mio fratello, mia madre, che ci divertiamo a fare le torte, a guarnire le torte, ci vuole la passione. Da Villa d'Evoli per il momento è tutto, vi abbiamo raccontato tutti i dettagli su questo evento Sposi 2023 e adesso, proprio come gli sposi, siamo vicini alle macchine, siamo pronti per andare via, per partire anche noi per la luna di miele, ma io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali del Digitale Terrestre, sui nostri social e ovviamente anche in diretta sul sito telemolise.com. Appuntamento alla prossima puntata per un'altra storia, un altro paese e un altro viaggio in Molise.